Si chiama Bene Comune, il progetto di integrazione sociale di stranieri in Molise. L'idea, nata dall'arcidiocesi di Campobasso e Boiano, oggi ha presentato la fase conclusiva. Sono tanti terreni incolti, tante strutture agricole abbandonate, ma anche tante strutture immobiliari, non solo religiose, penso ai conventi, ma anche strutture civili che sono state abbandonate nel corso del tempo. Si è immaginato di mettere a disposizione con un finanziamento nazionale, che poi è stato seguito dalle ACLI e dall'ente di formazione legato alle ACLI, di mettere così i giovani stranieri che stanno in Molise, che sono arrivati, di dargli quelle competenze attraverso un percorso formativo in agricoltura e in zootecnia. Ma se volessimo fare un bilancio in termini numerici, ovviamente in riferimento al Molise, di questo progetto, quanti sono stati i giovani stranieri coinvolti e quanti magari anche i terreni riconvertiti? Ma il progetto inizialmente ha coinvolto un centinaio di giovani, stiamo parlando di persone con meno di 35 anni su tutto il territorio regionale. È chiaro che il progetto poi è stato portato a termine soltanto da quei giovani che concretamente hanno così manifestato un interesse a poter mettere su un'impresa, sia cooperativa sia un'impresa individuale. La cosa bella che si è determinata è che tanti anche imprenditori privati, proprietari di terre che sono incolte, hanno manifestato attenzione ed interesse anche mettendole a disposizione gratuitamente attraverso il sistema del comodato.